Salve a tutti, friends, eccoci qui, griglia di partenza del GP del Mugello, gara di casa sia per noi che per la Ducati. Qualifica, ragazzi, non proprio positive, siamo entrati in Q2, però, come potete vedere, dodicesimo. Purtroppo, ragazzi, non siamo riusciti a azzeccare il secondo giro di qualifica, il primo è andato molto bene. Sappiamo che la moto va bene, però abbiamo un po' di problemi nel guidato. Quindi parte centrale del circuito abbastanza complicata per noi. Detto ciò, tenteremo di lottare per la vittoria, ragazzi, è molto importante questo, quindi assolutamente non ci tiriamo indietro nella battaglia, stiamo lottando per il mondiale. Marquez già è avanti, purtroppo anche di parecchi punticini, però non è detta. Speriamo che qua riusciamo a risalire e che qualcuno si metta davanti a Marquez. Quindi che dire, ragazzi, partiamo, gara di casa, speriamo di fare una grandissima prestazione perché veramente, veramente ne abbiamo bisogno. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di lasciare un like se vi piace il video, seguitemi sui miei social e iscrivetevi al canale se vi piace. Ragazzi, stiamo per arrivare a 3000 iscritti e ci sarà la bomba della recensione del volante Ori Apex come non l'avete mai visto. Partiamo, andiamoci a divertire insieme. Anzi, scusate ragazzi, vi faccio vedere anche i settaggi, cosa che faccio sempre ultimamente. Ecco le sospensioni. Terzo. Rapportatura cambio. Impianto frenante. E ECU. ECU non è questa, ragazzi, perché non ho capito perché sto cazzo di gioco ci cambia sempre le impostazioni. Carburante abbiamo messo un mezzo giro in più. Le gomme soft soft. Partiamo, ragazzi, andiamoci a divertire. Si parte, Franz. Sappiamo che è una gara dove dobbiamo recuperare. Impennano pure gli altri. Si butta dentro Supercorri. Si deve girare. E gira. E gira Supercorri. Guadagna una marea di posizioni. Eccoci dietro Carletto Crutchlow. Incrocia Supercorri su Crutchlow. Staccata qui in fondo anche su Rins, ci prova Supercorri. Traiettoria diversa, ottimo come si incapretta la moto, Supercorri prende il cordo in pieno. Madonna mia. Ci riprova Crutchlow perché la moto di Supercorri si incapretta e passa all'esterno. Grande sorpasso di Crutchlow. Ma Supercorri fa la staccata profonda. Esce forte qua Supercorri a cannone. Si vuole provare a ributtare dentro Carletto Crutchlow. Non mi dite che è Marquez quello là davanti. Ma che palle però, voglio, monotematica la MotoGP. Meno male che non ci sta nella realtà. Abbiamo Morbido dietro. Niente, nonostante il motorazzo. Sì. Prova Morbido, ma Supercorri ha fatto una traiettoria voluta in quel modo. Via in discesa. Via in discesa. Va all'incrocio Supercorri un'altra volta. Discesa. Sfrutta il motorone Ducati. La deve girare.
all'esterno Crutchlow, grande Super Corris di cattiveria, si prende il sorpasso. Adesso deve ricucire su Alex Rins. Staccatona, che cosa fa Super? Spazzola la pista come se avesse la spazzatrice, quelle che vedete nelle città per spazzare i marciapiedi e l'asfalto. Eccolo qui. Dai ragazzi, che sta risalendo violentemente Super Corris. Crutchlow sempre in mezzo alle palle. Oh, si incapretta la moto di Super Corris, pazzesco. Ma Super lo sa, e quindi è questa la sua guida. Mappa 2. Mappa 2 per prendere Rins. Marquez, ciao. Come al solito sto rompicoglioni. Staccata di Super Corris su Rins. Deve andare all'esterno Corris. Si butta dentro Rins. Rins risponde. Si toccano i due. S'arrabbia Super Corris, che prende la scia in velocità. Si ributta dentro. E Rins non accetta il sorpasso. Si riprova a reinserire. Staccata di Super Corris, che adesso ha davanti Fabietto Quartararo e Vale. E non ho capito chi è quello davanti, se è Dovizioso. Comunque lo vedremo fra poco, se riusciamo a risalire. Cerca di tornare su Super Corris. A cannone. Rischio di Super Corris. Dovrebbe essere Dovi quello davanti. Staccata, staccata, non deve andare lungo Super, non ci va. Esce forte qua. Madonna, come esce forte Super Corris. Che rischia il tutto per tutto. Si butta dentro Fabietto Quartararo. Si butta dentro Quartararo. Non vuole aspettare Super Corris. Quartararo ci riprova all'interno. Si toccano i due. Passa Quartararo. Ma poi la Ducati si mangia la Yamaha in rettilineo. Anche se è la scia di Quartararo. Giro veloce di Super Corris. Lunghissimo. Incrocia Quartararo, ma Super Corris riprende la posizione. Madonna, che battaglia, voglio. Ragazzi, Quartararo, come nella realtà e anche nel gioco, bella tosta. Peccato che Marquez in tutto ciò sta scappando, approfittando della battaglia di Super Corris con i suoi rivali. Ci prova Corris dentro Valerossi. Si butta dentro a largo qua. Incrocia. E adesso c'è Dovi. C'è Dovi con cui Super Corris sta lottando per il mondiale, ragazzi. E vai. Si avvicina Super Corris a Dovi. Ci potrà provare qua in frenata forse. Ci prova. Si rimette dentro Dovi. Ma Super Corris ha una traiettoria migliore. Pazzesco quello. Così mi piace. Battaglia tra italiani, vai.
Adesso l'impossibile, ragazzi. Due giri, ma è impossibile andare a prendere Marquez. Troppo lontano. Troppo lontano, Marc Marquez. Mamma mia, 2 secondi a 7. Ai ai ai. Ma che cacchio di minchia fa da vizioso. Mettere la mappa a 2 supercorris, che nel frattempo ha finito le gomme. Ha finito le gomme supercorris dopo averle spazzolate su tutto il circuito. Staccatona. Staccatoni supercorris, un po' largo come sempre. Ci riprova Dovi. Ma almeno questo secondo posto. Yes, pure Dovizioso. Dai che stiamo facendo una grande gara. Peccato che Marquez se n'è andato. Madonna che fila che ha fatto supercorris dietro. Sembra un matrimonio, un funerale, largo Corris. Forse le gomme, ragazzi, hanno iniziato ad abbandonare supercorris. Marquez scappa avanti. Dopo la risalita, supercorris chiaramente ha dovuto stressare al meglio. Già avevamo 2 soft, che forse erano meglio 2 medie questa volta. Ma supercorris non molla. Valentino Rossi si prende la posizione su Dovi. E supercorris sui cordoli. Come se non ci fosse un ieri o anche un domani. Meno male per il mondiale. Comunque Dovizioso sempre più dietro, va bene. Dispiace, perché Marquez era obiettivo che si poteva prendere se non fossimo partiti così indietro. Ma dietro non molla nessuno. Non molla nessuno. Spazzano la pista supercorris. Vale ci prova. E Corris mette la mappatura a 2. Marquez giro veloce. Si allontana Corris con la potenza della Ducati e la mappatura massima. Prima curva qua. Prima curva. Rischia di andare troppo dentro supercorris e di prendere la penalità. Madonna, dietro Valentino Rossi si impenna con la moto. Sono tutti ai limiti, ragazzi, perché fa caldo qua al Mugello e quindi le gomme se ne vanno come l'acqua. Ma supercorris si vuole prendere il secondo posto e limitare i danni su Marquez a soli 5 punti di perdita. Ci prova Rossi, che supercorris non ha più quella, quello sprint di inserimento in curva che aveva prima. Madonna come si muove la moto. Vediamo, le gomme sono finite, soprattutto la posteriore. Oh, staccata qui dentro supercorris, che rimane cucito per non far passare Valentino Rossi. Si va in accelerazione, ci prova Vale, ma la Ducati è tutt'altra cosa in accelerazione. Sta stretto supercorris. Sta stretto supercorris, che qua non deve sbagliare la S. Non sbaglia. Ma è vicino Vale, è vicino Vale. Staccatona di supercorris, che deve rimanere cucitissimo. Mi rimane, rimane cucito Corris. E adesso il rettilineo, tutto quello che c'è da dare. Mamma mia Rossi quanto è vicino, mamma mia Rossi quanto è vicino, arrivi in volata. Ma ce la fa supercorris, secondo posto, cavolo, dai.
ci è mancato davvero poco. Grande, grande, grande. Rossi terzo, Quartararo quarto, Dovizioso solo quinto, quindi in classifica il Dovi perde tanto. Andiamola a vedere la classifica. Supercorris torna a 21 punti di distacco, ma Dovi perde ulteriormente strada e ha 13 punti da Supercorris. Per il resto gli altri già sono fuori dai giochi. Andiamo a vedere anche nel campionato a squadre, che è quello che ci interessa. Addirittura Ducati Lenovo seconda, avanti al Ducati team ufficiale. Quindi ragazzi, ci andiamo a vedere il podio. Eccoci qua raga, grande risultato. Comunque un ottimo secondo posto che non ci fa allontanare troppo da Marquez. Salire sul podio con tutti questi titoli mondiali è sicuramente un onore. Chiaramente dobbiamo valutare meglio le gomme, perché essendo gare estive queste, ragazzi, sono gare che massacrano le gomme, quindi non possiamo arrivare all'ultimo giro con una situazione veramente così incredibilmente difficile. Però ragazzi, va bene, siamo in lotta per il mondiale, quindi molto vicini, 21 punti, basta una gara che va male a Marquez e va bene a noi e recuperiamo. Dove si stacca, ma è comunque ancora in lotta. Vediamo i festeggiamenti sul podio. Devo dire che comunque mi sto divertendo veramente tanto quest'anno. E vai ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento a domani con la gara My Team. Ciao agli occhi!